Salve a tutti ragazzi, del vostro Zettino, del vostro Zerjet, e bentornati su One Punch Man Iron Nobody Knows. Allora, ho notato che è apparso Silver Fang che mi vuole parlare. Io sono Bang, piacere. Ok, a quanto pare non voleva parlare così tanto. Allora, qui dentro non ci possiamo andare perché c'è sempre il tizio. Però abbiamo sbloccato qualcosa, a quanto pare. Andiamo al QG, andiamo al QG. Ci ha dato la nostra prima missione da eroe seria, e quindi io spero che a sto giro, qualche punticino nel ranking. Qualcuno? Piccino? È bello averti con noi, ecco le missioni attualmente disponibili. Livello 1. Sconfiggi l'essere misterioso prima che raggiunga la zona commerciale. Ok, come al solito, abbastanza base. KO, combo da 3, almeno 30 PA, a posto. Easy! Easy, però è una missione di importanza, quindi probabilmente dovremmo riuscire ad ottenere delle, come si chiamano, della celebrità, quindi per salire di grado nel quantomeno nel C, per non essere l'ultima scartina del C, che, mio Dio. Allora, tra l'altro noi avevamo già saccagnato qualche eroe C, però va bene. Don't get carried. Buongiorno. Artiglio ribelle, bel nome. Arriva qualcuno? E la madonna. Due addirittura. Ok. Ulla. Tiger is here! Più grande. Vieni! Fang interpolation! Yeah! Oh, preso! Pensavo avesse una gittata, avesse uno slancio un po' più grande. Fang interpolation, a quanto pare no. Livello 10 intanto. Bene. Un po' di esperienza. Soldini, ho fatto tutto. Ottimo. 100 monete d'oro, wow. Valutazione? Dai! Abbiamo preso, quindi sì, ok. La valutazione ti viene data se fai le missioni da... diciamo, dalla sede centrale. Perfetto. Grazie mille. Grazie per i tuoi sforzi, ci auguriamo che continuerai a impegnarti tra le solite missioni della QG delle filiali, ok. Diverse donne in città hanno subito molestie da parte di un essere misterioso. Ok. E non possiamo entrare nella zona commerciale. Ok, se faccio la missione del... questa missione qui... Ho altre missioni alla filiale, sì, ok. Ma se faccio questa missione qua, mi sblocca... Missione molla baffuta? Combo da 3 al combo da 5. Con questo dovrei sbloccare il centro commerciale. Dovrei. Forse, mi auguro tantissimo. Scusate. Purtroppo i caricamenti... Non so, quanto era carino ad esempio il Tenkaichi 3, Dragon Ball Tenkaichi 3. Che c'erano le idol game, cioè quando caricavano c'era tipo, non so, Gohan che estraeva la spada, Goku che mangiava il riso, Vegeta che faceva le pressioni. Andiamo a mangiare un boccone insieme. Lasciami in pace. Dio santo. Ma tu sei un essere misterioso? Oh mio Dio. Oh mio... Mio Dio. Chiedi, rispondi. Qualcuno mi aiuti. Ok, scusate, ma mi è stata un attimo la registrazione qualche secondo. È apparso Molla Baffuta. Qualcuno che non sopporta il tuo atteggiamento, né il tuo stile. Per non parlare della tua maleducazione. E delle brutte maniere. E scusate. Le brutte intenzioni. Devo principe azzurro, che c'è? Non si può finire la cena alla ragazza. Ma sei un essere misterioso, Fred.
Certo, ma prima facciamoci una bella chiacchierata. Ah, giudicare quella spada? Non credo che tu voglia solo chiacchierare. In effetti. Credi che mi lascia spaventare da un damerino? Arriva anche Zerget. Mo sì. Ma allora non sei da solo. Un aiuto dall'associazione? Che velocità. Maledetti eroi impiccioni. Ora, riguarda la nostra chiacchierata. Sappi che sarò schietto e sincero. Quindi, giubbotte. Perfetto. Sarà un nemico al mio livello o sarà un nemico a livello di molla baffuta? Perché se è un nemico al mio livello, se uso molla baffuta, lo esplodo in 10 secondi. Se è al mio, io muoio in 10 secondi. Ah, ok, però... sembra al mio livello. Vagamente al mio livello. 5 colpi li ho già fatti comunque. Boom! Una forma di sconosciuta si avvicina. What? Cioè? Cosa vuol dire? Ah, gravità! Olè! Molla baffuta, olè! Come cammina? Bellissimo. Danza della spada, non posso lasciare che dolcetto maschio scoppi il primo posto per sé. Danza della spada. Ok, semplicemente non fa così tanto male allora. Ah, ho pronto il... volendo, ho pronto il tomboy. Cinque colpi, vai. Pigliati, ripigliati, molla baffuta. Tomboy! Perfetto. No, bonus dia, perché ho cazzeggiato un po' troppo. K.O. combo, combo. Più 13. Come mai solo più 13 di coso? Perché dovevo combattere solo io? Va bene. Va bene. Mi spiace per questo incidente, ma sono felice che non sia rimasta ferita. Grazie, le devo la vita. Non mi aspettavo di essere salita in questa strada. Passo di qua ogni giorno. Questa zona non è più sicura come una volta. Così la situazione eroe aumenta di controlli. Ecco perché noi due siamo potuti correre subito in suo soccorso. Già. Qualunque siano i suoi impegni, la sua vita è più importante. Torni a casa. Sì, credo che lo farò, grazie. Innanzitutto ti ringrazio per il tuo appoggio. In secondo luogo, spero di non aver interferito con il tuo incarico. Se è così, ti prego di accettare le mie scuse. Grazie. La situazione la conosce meglio di me. Ultimamente c'erano sempre più criminali in giro. Perché dovrei conoscere meglio io? Vabbè. Sono certo che andremo molto d'accordo. Che sciocco, dimenticavo di presentarmi. Io sono Molla Baffuta, eroe di classe A. Prevedo che le nostre strade si incroceranno ancora. Ma per ora, arrivederci. Ok. Aumenta la socialità con Molla Baffuta. Ok. E di quanto? Boh. Hai sbloccato Molla Baffuta. La zona commerciale è di nuovo aperta. Perché non va a dare un'occhiata? Ok. Anche perché qui parte gente a caso con cui parlare. E noi missioni al cugino? Veramente no. Non è vero. Zona centrale? Perché la zona commerciale non ce l'ho ancora sbloccata, quindi... cioè, è sbloccata ma non ci sono ancora mai entrato, quindi credo sia per quello che non ci possa arrivare col teletrasporto. Ok, allora... Quante cose, quante cose. Allora...
300 d'oro. Lectureman qui. Ah, eccoti. Cercando la zona commerciale, sì, grazie. Ottimo lavoro, grazie ai tuoi sforzi e alla quartiere di oro praticabile. Siamo grati. Cioè, dimmi, non sono mai stati così felici. Sì. Cioè, prima non potevamo andare a fare shopping. Solo che la commessa del negozio vuole darti una ricompensa. Pronto. Grazie per i fici da quegli esseri, sei incredibile. Tieni un regalino per te. Un cappello. Ok. Usa le per cambiare aspetto. Usa il cammino del negozio. Ok. Modifica l'avatar. Però il cappello, ma non va bene. Dio, la canottiera. No, no, rimango così. Perché rimani? Mi rimane il punto esclamativo. So che questa libreria dovrebbe darti una ricompensa. Ah, ok, proprio facciamo così? Di qua? Di qua, ok. Libreria. Yes e su. Ok. Ah, probabilmente sono cose da spendere. Ok. E comprendo che le enormi esplosioni improvvise nella città sono opera dell'essere misterioso Vaccine Man. Livello calamità demoni, si consiglia di intervento di soli eroi di classe A o S. Gli eroi di classe inferiore danno priorità all'evacuazione e ad altre attività di assistenza. Ok. Quindi... Ah, subito così al QG? Ecco, la cosa mi fa girare le palle adesso. Perché ci sono un po' di bug di questo tipo in sto gioco, mi sembra. Cioè, io, qua mi dice che ho qualcosa che non conosco nel costume. E invece non è vero. E quindi mi rimarrà per sempre quella cosa. Come nella mappa mi rimane per sempre il punto esclamativo. Bello. Questa è una richiesta. No, facciamo ancora una missione di storia. Così possiamo chiudere la puntata con una missione di storia di trama, tecnicamente. La prima vera missione di trama. Anche se se dicono solo eroi di classe A o S, cosa ci vado a fare? Hey, it's been a while. Come fanno? Ah, crema, fra. Sì, almeno il testo. Tenendo d'occhio, ci sarà da fare. Sì. By the way, did you take a look at that? È l'ultima email? C'è un essere misterioso più dei liberi, sembra parecchio pericoloso. Di grado di classe A superiore, ma possiamo dare una mano. Io no, perché sono messo male. Non sembra essere ferito. Sì. Vado a salvare la città. Sei un vero eroe. Grazie. Mi sono giovane. Non devi toccare l'essere misterioso perché sennò ti scassa. Ok, immaginavo, eh. Tuttora almeno è ferito. Resta sul luogo e sistema l'essere misterioso al suo posto. Pronto, prontino. Vediamo un po' cosa combinare. Luogo dell'attacco, mezz'ora più tardi. Thank the man upstairs. We're safe. Quindi qualcuno ho salvato davvero. Hey, you. Non so come ti chiami. Zetjet, dottore. We sure are grateful for all your help. Come on, we gotta get out of this town while we can. Fuggiamo di corsa. Thanks, kind hero. Grazie. Thanks. Guardalo. Come corre Zetjet. I'm Vaccine Man. Aiuto. I must wipe humankind. Mi scassi dal tanto al tantissimo. Sì. I bring a message. You think you can escape? Porca. An opening. Aiuto. Stai a caricarti l'energia ancora qualche secondo? Ho vinto in automatico. Ho vinto.
Yes. And who do we have here? Oh, buongiorno. Just a guy who's a hero for fun. Just a guy. Sì, se si può mettere il doppiaggio giapponese, non l'ho ancora trovato. What kind of half-assed backstory is that? Dovrei adattare la luce affinché elimini voi la vostra magnifica civiltà. E tu fai l'eroe per hobby. And you. For fun? In effetti. Uno ci pensa un attimo e dice: beh. Ok. Perché carica? Wow! Si combatte? Ah. Ah, ok. Così però. Guarda! Finished. In one punch. Again. Damn it! Ma sei prendimi come allievo! Ragazzi, ma... Sure. Wait, what? No, I'm not looking for disciples, okay? Just... Maledetto! Ci ho provato. Anyway, guess I'll go home. Chi torna a casa cerca di fare attenzione. Stay safe out there. Ok, grazie, Saitama. I welcome you to the team. We expect great things. Compensa. E non ho fatto niente. Va bene. È un botto di valutazione, vedi? Non ho fatto niente, ma un botto di valutazione. Non ho fatto niente. Non sono morto per 30 secondi e basta, in cui per tipo 15 caricavo l'energia. Ho sbloccato Maxim Man. Ok. Grazie per il tuo duro lavoro. Ben fatto, anche i cittadini vogliono esprimere la loro gratitudine per il tuo impegno. Ok. Ti ringraziamo per il tuo contributo. Cioè, vorremmo continuare a impegnarti per essere sicuro. Ok. Le funzionalità online sono state sbloccate. Oh, ora ho sbloccato l'online. Premerei spostare il suo profilo. Ok. Puoi sfidare i giocatori di livello più alto del tuo. Ok. E così trovi il banco eventi. Ok. Parla con Spatel Trader e risolvi il problema. Se no, qua c'è un po' di traffico. Questa l'ho fatta come missione. Ah, ok. Me la segni. Perfetto. Stress di città. Rivincita contro un avversario potente. Difficoltà 5000. Quindi direi di no. C'erano altre missioni? Questa l'ho fatta. Ah, missione speciale. Ok. Perfetto. Direi che per questa puntata è tutto. Noi... aspettate un attimo. Andiamo a controllare cos'è questo. Il banco eventi. Ok, perfetto. Dicevo, per questa puntata è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Bye bye da ZetJet.